Sono molto contento. Voi ragazzi, sono Gabri e benvenuti in questo video che diciamo che è abbastanza strano che io faccia un video del genere. Però, eccoci qui, ci proviamo insomma. Prima di tutto vorrei dire che non so se questo è un ritorno completo, perché alla fine io ultimamente sto buttando video a cazzo di cane nel mio canale, neanche secondario, terziario, proprio nel mio canale personale, diciamo, sto buttando video a caso. Se volete vederli vi lascio il link in descrizione. Però siccome questo è questo gioco, io lo sto aspettando da tipo 14-15 anni, se vogliamo essere più precisi, probabilmente io ho iniziato a giocare nel 2009-2010, quindi lo sto aspettando da tipo 13-12 anni sto gioco in realtà. Sì, è arrivato finalmente, arriverà il 10 giugno, però è arrivato e io sono molto contento di questo. E volevo appunto cogliere l'occasione per fare un video del genere, un video analisi dove analizzeremo insieme il trailer. Allora, io ho visto già qualche video analisi, quindi so già quello che si nasconde in questo trailer, quello che magari non hanno spiegato bene, però possiamo già farci qualche idea di quello che ci sarà in questo gioco, delle opzioni di personalizzazione che si notano nel trailer, però adesso le vedremo bene insieme. Quindi innanzitutto cominciamo il trailer. Lo passo a 30 nel dubbio. Allora, innanzitutto vorrei far notare che qui ovviamente zoomerò perché non sono così stupido, qui è un dettaglio molto carino, però in tutto il tema di Mario, oltre alle case dei funghi, tipo quelle che si trovano appunto in New Super Mario Bros., e le montagnette, tutto il resto, i funghi e bla bla bla, si trova anche un piccolo castelletto di quelli che... cioè castelletto, un piccolo... non so come chiamare, una piccola struttura di quelle che si trovano per esempio in Super Mario Bros., nel primo Super Mario Bros. Questo è un dettaglio che mi piace un sacco. Mentre nella meta di Bowser non si riesce a notare molto, però ovviamente è tutto spinato, tutto in questo modo, sì, è tutto edgy, molto figo, mi piace un sacco. Vediamo se riusciamo a vedere qualcos'altro di nascosto. No, ok. Allora, aspetta. Andiamo qua. Con Bowser che sta per fare il sium. Innanzitutto qua possiamo vedere già un po' come saranno le arene. Ovviamente la prima cosa che possiamo notare... la prima cosa che possiamo notare è che ogni personaggio ha la sua metà di campo. Questa è una cosa che mi piace un sacco. Ovvero che... cioè, non credo che dipenda dal personaggio, ma più dall'utente. Per esempio, se tu vuoi la metà del campo di, non lo so, di Yoshi, che purtroppo nel trailer non abbiamo ancora visto, io per esempio mi metterò quella di Yoshi molto probabilmente, posso farlo. Non importa forse che personaggio usi, posso mettermi la metà di Yoshi nel mio campo e quella è la mia metà di campo, e l'altro giocatore ovviamente si può mettere la sua, che può essere quella di Bowser, di Donkey Kong, di Luigi, che se ne sono viste varie nel trailer, ma dubito che siano tutte quelle che hanno fatto vedere. In ogni caso possiamo vedere questo Toad fantastico. Allora, innanzitutto lo stile mi piace un sacco. Poi possiamo notare inoltre che anche le reti sono cambiate. Si vedrà bene, si vedrà meglio dopo. Però vorrei far notare questa cosa. Mi piace anche un sacco questo, che le reti pure sono cambiate in base al tema scelto per il campo. Poi anche le... appena si vedrà meglio, ok. Anche le reti elettrificate sono cambiate. Vedete, nel lato di Mario è tipo tutta mattoncini, come i blocchi. Questa cosa pure mi piace un sacco. Ovviamente Boom Boom è il portiere. Mi mancherà Critter, lo ammetto, però vabbè. Allora, qua ancora non succede niente. Poi l'Hyper Strike, che mi piace un casino. L'Hyper Tiro, come si chiamerà in italiano, non lo so, però Hyper Strike. Ok, si entra in gameplay e possiamo vedere molto meglio qui il tutto. Come vedete qua, tutte le reti elettrificate. Quella di Bowser credo che abbia un po' un... non so come definirla, un design a X, non so. Non si capisce bene. Sembra uno stile a X, tipo. Come vedete invece la rete di Bowser è fatta così, con spine, le torce, molto figa. Allora, poi questa invece dovrebbe essere... questa è la metà di Luigi. Come vedete qua c'ha il design con le ragnatele. Poi non riesco bene a capire di... credo sia fatta tipo di ferro la rete. E c'è un simbolino sopra che non si capisce bene. E lì c'è un albero strano. Non sono sicuro che questa sia la metà di Luigi, ok? Allora, perché non ho capito se le reti e magari le recinzioni elettrificate si possono
cambiare o se proprio è tutto lo stadio che si deve cambiare. Cioè, questa è una cosa che va spiegata ovviamente nei prossimi trailer. Ok, come... aspetta. La parte di Donkey Kong invece, come vedete, è piena di simboli di banane. Qua c'è la sua rete che è fatta in legno con le piume. È molto bella, mi piace un sacco lo stile. E ovviamente lo stile scimmia, lo stile monkey. Aspetta, qua con la mossa speciale di Yoshi abbiamo potuto vedere un po' meglio la sua metà, anche se poi dopo si può pure vedere. Sì, qua è tutto monkey, diciamo. Cioè, ah no, aspetta. No, mi sono confuso, chiedo scusa. Ok, credo... Sì, mi sono confuso io. Perché stavo vedendo qua il gameplay di Rosalina. Ah no, aspetta, what the fuck? No, questa è una cosa che hanno sbagliato loro, che non è colpa mia. Questa è una cosa che hanno sbagliato loro, mi sa. Sì, boh, vabbè. Cioè, vedete... Va bene, hanno sbagliato, mi sa, a montare il trailer. Vabbè, l'abbiamo notato. Vuol dire che stiamo scavando molto il trailer. Ok, qua si vede meglio la parte di Donkey Kong. Ecco, questa è la parte di Donkey Kong, non quella di prima. Quella di prima era di Bowser, se non sbaglio. In ogni caso, questa è bellissima con le capanne, tipo tutte in stile Donkey Kong Country Returns. Un po' mi ricorda quello. Per il resto, vabbè, poi qua si vede pure un po' la parte di Mario, che è praticamente presa da Super Nintendo World, per chi se lo stesse chiedendo, che a sua volta è presa un po' da Super Mario 3D World. Poi, bellissima animazione di Wario, vorrei far notare, troppo bella. per questo sono contento che lo sviluppi Next Level Games, ok? Perché loro sono troppo bravi a fare le animazioni per i personaggi di Mario, sono troppo bravi, porca puttana. Sono contentissimo, cazzo, questo gioco. Mi piace un sacco anche il... qua possiamo vedere innanzitutto le monete che si otterranno probabilmente con le partite online e con un'eventuale modalità storia, anche se non lo so se ci sarà perché non l'hanno specificato proprio. E poi niente, possiamo vedere che tutti i gear che cambiano le stat. Spero di poter mettere un visore del genere a Yoshi. Voglio il visore di Vegeta su Yoshi. Customize as you see fit. Second, the hyper strike. To activate this shot, grab an orb when... Ok, aspettate qua. Ok, mi sa che... Ok, voglio essere sicuro che questo sia il lato di Luigi, ma probabilmente lo è davvero, perché adesso, andando avanti, vedremo Luigi che fa il suo tiro speciale. Ah, inoltre una cosa che non ho detto, che comunque si sarà notata durante il trailer, sono i vari simboli che ci sono per terra. Tipo, questo è il lato di Mario, e quindi c'è il cubo. Mentre invece quello era il lato di... penso Luigi, penso, non ne sono sicuro, però si nota un po' che è tipo una specie di albero, non lo so. Sembra quello. Ok, bellissimo il super tiro. Adoro tantissimo l'art style. Porca puttana, cioè, guarda che figata. Troppo bello. Cioè, praticamente come lo stile normale di Mario Strikers. E come vedete qua, adesso se riesco a prenderlo meglio. Ok, così forse un altro pochino. Non mi ricordo se c'era un modo di spostare frame by frame. Ecco, così. Ok, l'ho trovato. Sono troppo forte. Ok, come vedete, questo è il palazzo di Luigi's Mansion 2, se non sbaglio. E niente, questo è il palazzo di Luigi's Mansion 2. Quindi questa, sì, è la metà di Luigi. E alla fine credo che quella pure sia la rete di Luigi, allora. Perché non capisco bene. Da sopra non si capisce bene cosa dovrebbe rappresentare. Non si vede molto. Vabbè, per il resto sì, vediamo ancora il lato di Mario. Purtroppo, allora, spero che sia soltanto il fatto che le abbiano nascoste le altre cose, magari gli altri lati di campo, perché non... tipo, non si vedono quelli di Yoshi, Wario o Luigi. Tra l'altro non c'è Daisy nel trailer, che suppongo sia un personaggio sbloccabile, perché non è possibile che manchi Daisy in un gioco di Mario Strikers. Bellissimo. Ah, un'altra cosa che si può notare è che si può scegliere di equipaggiare appunto l'equipaggiamento, oppure di lasciare senza per rendere tutto più bilanciato. Questa è una cosa molto carina.
perché ne ho... Ok, dato di Donkey Kong c'ho un barile, perché prima non l'avevo detto. Ok, vorrei far notare una cosa che non avevo notato prima, ma la posa di Peach, questa qua dove atterra, è uguale a quella che fa su Mario Strikers Charged. E sta cosa mi rende molto speranzoso riguardo della rappresentazione dei personaggi. Spero che abbiano tenuto quelle personalità e che non le abbiano variate troppo, perché so che Nintendo probabilmente non vuole che i personaggi abbiano troppo spessore, diciamo. Però io spero davvero che ne abbiano, perché era quello che era, diciamo, quello che rendeva Mario Strikers bellissimo, il fatto che tutti i personaggi fossero incazzati al quadruplo della normalità e mostrassero tantissimo più, non so come dire, avevano più espressività, avevano più nei movimenti, nelle animazioni, cioè non lo so, si nota, basta che andate a vedere un video dell'animazione e si nota. In ogni caso, il club, si possono scegliere gli uniformi, il nome, lo stadio proprio del club, la regione e, diciamo, l'obiettivo del club. Qua non si vede più niente. Quanto mi sembra strano come siano riusciti a nascondere Daisy in tutto il trailer. Qua, se non sbaglio, comunque, vabbè, una cosa che non abbiamo, di cui non abbiamo parlato, sono gli oggetti. Mi piace molto l'interfaccia. Peccato che non si può levare sta merda di YouTube, aspetta. Ok, meglio. Sì, mi piace l'interfaccia. Poi i loghi, ovviamente, da quanto ho capito, cioè, in realtà non si capisce bene se i loghi siano delle squadre o se sono proprio tipo dei loghi dei giocatori. Perché a me sembrano dei giocatori, perché non lo so. Mi sembra strano. Boh. Ok, qua possiamo vedere i Hyper Strikes dei personaggi. Qua possiamo vedere quello di Bowser, che è ovviamente quello che stavamo vedendo nell'animazione iniziale, dove infuocava e lanciava la palla. Quindi un piccolissimo dettaglio che vorrei far notare post registrazione, quindi me ne sono accorto dopo, me ne sono ricordato dopo perché lo sapevo già. Bowser, come potete osservare nel suo Hyper Strike, ha i colori di Daisy, quindi letteralmente ha i colori della Daisy di Mario Strikers Charged e comunque di Super Mario Strikers. Quindi sì, mi sa che Daisy c'è nel gioco, però non l'hanno fatta vedere per qualche motivo. È strano, perché non lo so, cioè Daisy è ovvio che è in Mario Strikers, quindi non capisco perché renderla sbloccabile. Magari non c'è, non... Cioè, avrei preferito tipo Rosalinda sbloccabile, per esempio, però vabbè. Quello, l'Hyper Strike. Poi quello di Peach, che tira un calcio e fa i cuori. Poi quello di Mario, che abbiamo visto nell'animazione. Ed esce il 10 giugno. Io lo voglio preordinare su Amazon, però non so perché non c'è su Amazon. E niente, sono molto contento. Questa era l'analisi, ok? Questo non è l'unico video che voglio fare a riguardo di questo Direct, perché alla fine c'è stata tanta roba che io aspettavo da tanto, come per esempio appunto Mario Strikers, il Nintendo Switch Sports, che meglio se ne parliamo in un altro video. Vabbè, anche Kirby è molto bello. Kirby davvero mi attira un sacco e non vedo l'ora di poterlo provare in qualche modo. Probabilmente lo farò in modi un po' legali. No, scherzo. In ogni caso, grazie per aver visto il video, se siete arrivati fino a questo punto. Niente, vi auguro una buona giornata. Se vi è piaciuto il video, non lo so, se volete mettete like. E niente, sono molto contento, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Mario Strikers è tornato, cazzo. See you!